tutti noi diportisti abbiamo un po' di timore quando dobbiamo manovrare la barca in spazi ristretti. Le operazioni diventano ancora più difficili in presenza di corrente, oppure quando c'è vento, soprattutto se la barca ha la tuga, perché ne sente maggiormente l'influenza. Questo scafo è il Merry Fisher 895 Marlin, prodotto da Jeannot. È lungo 8,83 m e è largo 299 cm. Ha una porta di accesso laterale alla timoneria, oltre naturalmente alla porta finestra di poppa. Sotto coperta c'è posto per il pernottamento di altre 4 persone in 2 cabine, oltre naturalmente al bagno. Questa imbarcazione è stata equipaggiata con 2 fuoribordo Honda da 250 cavalli e con il joystick di manovra Optimus 360. Si tratta di un prodotto realizzato dall'azienda americana SeaStar Solution ed è stato sviluppato per questi motori dal Centro Ricerca e Sviluppo di Honda America. Il comando è proporzionale, ovvero sia, se lo muovo dolcemente, la risposta è molto delicata. Se invece insisto, spingo con più decisione fino al massimo, è più reattivo. E poi posso attivare anche la funzione Boost, che mi dà ancora più spinta, ancora più potenza e reattività. Ogni barca ha una propria azione dinamica che dipende dalla sua lunghezza, dal suo peso, dalla posizione dei motori e questo oggetto ha una pretaratura, ma deve naturalmente essere calibrato su ogni singolo modello per avere la sua massima efficienza. Il comando joystick può governare tutti i motori Honda muniti di sistema drive-by-wire. Cioè quelli il cui collegamento tra il timone e i motori non è effettuato con tubazioni idrauliche, ma con sensori posti qui dietro la ruota e cavi elettrici che portano i comandi alla centralina a poppa. Con 2 cilindri i motori si muovono in maniera indipendente, altrimenti non riusciremo a fare queste manovre. Qui l'impianto è stato tarato con precisione. Docking è la funzione base. Docking significa ormeggio. E in effetti si va all'ormeggio in una maniera molto semplice e anche intuitiva. Il comando è docile e preciso. Non dovete farvi prendere dalla fretta o dall'ansia. Muovete il joystick esattamente dove volete andare e piano piano la barca si sposta in quella direzione. Ci sono poi altre funzioni di questo strumento, l'ancora virtuale, che mantiene lo scafo in una determinata posizione e anche in una determinata direzione con la funzione aggiuntiva. Per attivarle però dovete confermare l'engage anche su questo strumento perché in questo caso nessuno deve essere in acqua perché i motori si attivano automaticamente e sarebbe pericolosissimo. Sempre per motivi di sicurezza, non appena inserite le leve tradizionali, il joystick si disattiva. Il sistema funziona inoltre anche da autopilota, basta un qualsiasi display, in questo caso della Garmin. Bene, ora che abbiamo manovrato, usciamo in mare aperto a provarla. Le leve di comando di gas e invertitori sono elettroniche.
Questo tipo di controlli, sia il joystick che i comandi, possono essere installati sui motori fuoribordo Honda di nuova generazione da 175, 200, 225 e 250 cavalli. Per una perfetta funzionalità del comando joystick è necessario che i motori siano paralleli, ma sappiamo che in navigazione, in realtà, per avere una migliore tenuta di rotta e anche un rendimento maggiore, è meglio che la scia converga leggermente, quindi che i motori stessi convergano verso poppa. Un po' come in auto, dove all'avantreno le ruote devono essere leggermente convergenti. E allora come si fa a conciliare queste due diverse esigenze? Con il controllo elettronico della centralina. Fino a quando manovrate, siete in dislocamento, insomma prima della planata, fino a un regime di 3000-3500 giri minuto, i motori vengono tenuti paralleli, poi in velocità diventano convergenti. Il Merry Fisher 895 Marlin entra in planata a 11 nodi con i motori a 2900 giri minuto e un consumo totale di 40 litri ora. Un'altra regolazione che potete fare con questo tipo di impianto è la sensibilità del timone. Potete decidere di avere molti giri di ruota di timone, addirittura 5 in questo caso, per avere una guida più fluida, più morbida. Oppure, se avete una barca sportiva, potete chiedere una timoneria più diretta. Oggi il mare qui, davanti a Genova, è piuttosto mosso. Non stabiliremo il primato di velocità di questa imbarcazione, ma non era questo lo scopo del nostro servizio. In ogni caso posso dirvi che alla velocità di crociera di 20 nodi abbiamo un consumo di carburante complessivo di circa 60 litri ora. E come previsto, alle velocità di crociera lo strumento mi dice che abbiamo un motore con angolo di barra più 1 e l'altro con angolo di barra meno 1, quindi sono effettivamente convergenti. Insomma, questo tipo di impianto non ha svantaggi. Veramente uno c'è. Il costo, circa 15.000 euro.